Atleti, buongiorno e benvenuti in questo video. Oggi ragazzi siamo a sabato e questo vuol dire che siamo ufficialmente a 9 giorni dalla maratona di Amsterdam. Questa mattina ragazzi, questa era la condizione fisica e c'è una grossa, grossa notizia. Infatti questa mattina per la prima volta il peso è sceso sotto gli 85 kg. Questo vuol dire che anche a livello di condizione fisica siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo dati a inizio preparazione e questo è tanta roba. Ragazzi, adesso mi butto in doccia e poi vi spiego qual è l'idea di questo video e dei prossimi video. Da qui alla maratona di Amsterdam. Siamo a meno 8 giorni dalla maratona di Amsterdam e quello che ho deciso di fare è sostanzialmente portarvi con me in tutte le prossime giornate, da qui fino alla maratona, in 4 video che saranno il primo oggi e domani, il secondo lunedì e martedì e così via. L'ultimo ovviamente sarà il video della maratona, che sarà domenica, ragazzi. Super contento di questa idea, sono molto curioso di vedere come andrà perché mi richiederà tanto lavoro, però sarà tanta roba, per cui ecco, benvenuti nella serie che ci porterà ufficialmente alla maratona di Amsterdam. Colazione quindi pronta, ragazzi. Tra l'altro, oggi è l'ultimo, oggi e domani in realtà sono gli ultimi giorni in cui la dieta sarà quella standard. Vi ho già raccontato che nella settimana della maratona il protocollo alimentare verrà completamente stravolto per portarci ad Amsterdam nella miglior condizione possibile a livello di energie. Infatti sarà molto interessante e ve lo dico già, iscrivetevi adesso al canale perché sarà tutto parte di questa serie. Vi porterò il video in cui vi parlerò dell'alimentazione, tra le altre cose, vi porterò il video in cui finalmente scopriremo le scarpe che utilizzerò in gara, che stanno arrivando e non vedo l'ora. Detto questo, colazione che è la solita, per cui yogurt greco, marmellata, pane, burro d'arachidi, marmellata, elettroliti, magnesio e multivitaminico, gli integratori. Per cui ragazzi, davvero sono super contento del punto in cui siamo arrivati e che questa ultima settimana abbia quindi praticamente inizio. Buon appetito come sempre. Ragazzi, mentre mangiavo, per cui letteralmente 30 secondi fa, mi è arrivato un messaggio davvero davvero bello su Instagram. Non voglio entrare nel merito, però davvero mi fa tantissimo, tantissimo, tantissimo piacere ogni volta che mi dite che vi aiuto a in qualsiasi cosa, che quello che sto facendo vi aiuta a essere più motivati a spingervi oltre. Se avete visto l'ultimo video sapete che non è sempre così per me, non sono sempre al 1000%, anzi, e la carica che comunque anche voi date a me è tanto tanto importante. Scusate se ne ho approfittato subito per dire questo, però davvero mi è arrivato questo messaggio che è bellissimo e queste cose mi caricano, mi caricano. Direi ragazzi che per partire comunque al meglio con questo video, la cosa migliore sia subito darvi una panoramica di quello che succederà oggi e domani. Oggi è giornata di allenamento singolo, corsa, mi aspetteranno 12 km oggi pomeriggio da correre in sufficiente tranquillità e domani invece sarà il giorno dell'ultimo lungo. 25 km con qualche variazione, per cui comunque una corsa ancora abbastanza lunga. Vedrò anche se avrò modo. Se riesco a recuperare l'allenamento che ho perso ieri, l'avete visto nel video di domenica quello che è successo, il momento di grosso, grosso, grosso down che c'è stato. Vediamo se ci sarà modo bene, se non ci sarà modo benissimo, comunque non ci faremo problemi e la restante parte del tempo sarà sostanzialmente dedicata al lavoro. È arrivato il momento della merenda, che è metà di questo barattolo e una mela. Però, ragazzi, mentre si fa merenda, abbiamo un impegno. Ragazzi, non so se conoscete questo gioco in scatola, che è un capolavoro. E ogni volta batto questo somaro che Sì, non mi sa vincere mezza. ogni tanto ti batto di un Sì, punto. ogni tanto vuol dire. Uno ogni quattro. E se, bravo, dai. Oh. Allora, ragazzi, abbiamo pranzato. Adesso, come vi ho detto, si tratta oggi di una giornata molto piena a livello lavorativo. Infatti, mi sono già rimesso al computer e adesso avrò 2 chiamate, una di fila all'altra. La prima, eccoci, per questioni organizzative del mio lavoro, per cui tutto quello che riguarda pubblicazione, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda, con un cliente del coaching. Buongiorno! Che sta incominciando il suo percorso, per cui tutta l'anamnesi iniziale. Tra l'altro, lo sapete, ragazzi, se siete interessati a incominciare un percorso come si deve per quanto riguarda corsa, palestra, alimentazione, uno solo o tutti e tre ovviamente. Scrivetemi sui direct che vi spiego come lavoriamo, stiamo andando molto bene, i clienti sono soddisfatti, per cui basta, se vi interessa scrivetemi. Adesso
Entro in chiamata perché di cose da fare davvero ce ne sono tante. Oggi giornata pienissima. Già arrivati alle 7 di sera, probabilmente sentite le campane che stanno tutte suonando, cioè tutta Bergamo che suona. Sto per partire per la corsa, 10 km di corsa tranquilla prima dei 25 di domani. Ultime corse, ragazzi, fa davvero strano. Mi sembra ieri che abbiamo incominciato, ma siamo già alle ultime di questo primo blocco. Ovviamente non si parla delle ultime della vita, anzi. Ragazzi, parto. Tra un attimo sarà buio, ma a noi le corse così piacciono, per cui... Vámonos. Ok, ragazzi. Qui davanti a me c'è una galleria, ok? Questa è una galleria, buio, pesto, madonna mia, oh. Il coraggio, porca era. Ehi, ragazzi, l'ho compressa, non è stata una bella idea, eh? Non piacevole. Siamo da 5 minuti, 10 km tondi, andata veloce, è andata molto spedita. Ragazzi, direi che per oggi ci siamo, io adesso mi doccio, ceno e poi per oggi più o meno abbiamo fatto tutto quel che dovevamo fare, per cui direi che ci aggiorniamo direttamente domani mattina. Dai, raga. Ragazzi, buongiorno, siamo domenica, devo confessare che mi sono svegliato un po' più tardi del previsto, probabilmente ho rimandato la sveglia senza neanche accorgermi, sono già le 6:15 in questo momento. Mi mangio il panino con burro d'arachidi e marmellata. Con quest'alba spettacolare che sta avvenendo alle mie spalle, volevo solo fare una considerazione veloce perché oggi siamo all'ultimo lungo prima della maratona, che sarà tra soli 7 giorni. Ragazzi, mi sembra davvero ieri di aver incominciato questo percorso, quindi i primi lunghi da 8-10 km che già mi sembravano lunghissimi, fino ad arrivare ai 38 di solo 2 settimane fa. E la maratona che tra solo 7 giorni dovrò correre. È tanto tanto bello essere arrivati qua, esserci arrivati con tutto sommato molto pochi problemi e godendomi bene il percorso, perché le cadute ci sono state, ma sono state poche oggettivamente. E questa è tanta roba perché stiamo per chiudere un percorso bellissimo, un capitolo bellissimo più che un percorso bellissimo, perché il percorso andrà avanti e come. Però sono tanto grato di come siamo arrivati qua, di come mi avete supportato, per cui ragazzi grazie davvero a tutti quanti. Oggi ci portiamo a casa questi 25, archiviamo quest'ultima settimana e poi si entra ufficialmente nella settimana più stimolante di questa preparazione, perché questo è quello che sarà. Adesso prepariamoci, che poi è il momento di partire. Ragazzi, 7:15 in questo momento, oggi partiamo con un po' più di calma perché uno, c'è tanto freddo, due, comunque abbiamo tutto il tempo del mondo visto che sono solo 25, 12 km di lento, 5 per 1000 a passo gara con recupero 1 km e poi 3 km finali appunto per arrivare a 25. Ragazzi, partiamo, dovrebbe andare senza grossi problemi per cui siamo sereni, però dai, obiettivo di oggi godersi quest'ultimo lungo, visto che appunto siamo al termine di un percorso che è stato figo. Godiamoci questa corsa. Sì,
in galleria. Madonna. E c'è un vento senza senso. C'è un tifone qua. Che cazzo? Niente. Giornata sbagliata. Per correre qua. Ragazzi, corsa chiusa, 25 km questa mattina, lo confesso subito, pesantini, e è abbastanza davvero impressionante questa cosa nelle settimane di tapering, quanto chilometri che prima erano davvero tranquilli diventano impegnativi, però è normale così, per cui va messo in conto, bisogna essere tranquillissimi. Adesso comunque mi sparo un bagno, poi tra tre quarti d'ora uscirà il video, che se vi siete persi mi raccomando recuperate. E poi proseguiamo ancora la giornata con molta calma. Nelle giornate di lungo, ragazzi, tanta, tanta calma. Allora, ragazzi, qua c'è Chef Luca che si è messo all'opera. Guardate, che classe, mamma mia. Il massimo che riesce a fare è affettare le cose già fatte, come dei pomodori, e basta. No, più o meno, giusto? Ecco, neanche questo, appunto. Detto questo, ragazzi, il pranzo è bello, bello abbondante. Abbiamo 200 grammi di pasta che si stanno cuocendo qui, che mangerò io, con 40 grammi di pesto, e poi la carne, che sono 200 grammi, oltre a qualche verdura che poi vedremo cosa fare. Nei giorni di lungo, ragazzi, detto che questo è l'ultimo giorno con il protocollo alimentare, diciamo ormai quasi vecchio, i carboidrati sono tanto più alti, ne abbiamo già parlato in alcuni video, i grassi più bassi, le proteine più basse, per cui ecco, tanta pasta e poco di tutto il resto, più o meno. Ho una fame assurda, per cui buon appetito. Ragazzi, io ve l'ho detto diverse volte, comunque la famiglia in cui sono nato, sostanzialmente una famiglia molto molto numerosa, e quindi diciamo che gli imprevisti in una famiglia così sono letteralmente all'ordine del giorno, tanto che ho dovuto chiudere tutto e fare una commissione sostanzialmente per la famiglia, appunto. Adesso comunque sto andando verso Sarnico, sono le 5, per cui pomeriggio che sostanzialmente si è un po' bruciato, ecco, questo volevo dire. Sto andando a Sarnico, tra un'ora faremo il giveaway, abbiamo fatto pausa a comprare qualcosina, tra cui questo, ragazzi, un litro di spremuta, che è la svolta della Lidl, che insomma è paurosa. Nelle giornate lunghe questa è davvero una salvezza, per cui dai, adesso andiamo e poi tra un'oretta facciamo il giveaway, che sono anch'io molto curioso di vedere chi avrà vinto. Ragazzi, abbiamo appena terminato l'estrazione del giveaway, abbiamo fatto la live su Instagram, vi lascio qui i due ordini dei vincitori, per cui se l'ordine è vostro, ragazzi, dovete semplicemente andare a controllare il numero, scrivetemi che vi spiego come riscuotere il premio. Super contento di questo giveaway, super contento del supporto che mi date, per cui ragazzi, grazie di cuore. Adesso questa sera sono a cena della mia ragazza, ma saremo, diciamo, a regime, per cui abbiamo la cena che seguirà i macro. Da domani inizia ufficialmente il nuovo protocollo alimentare e arriverà tra due giorni, già tra due giorni, per cui scrivetevi il video in cui vi porto nel nuovo protocollo alimentare. La nuova integrazione sarà totalmente atipica e molto molto interessante, e ve l'ho detto, ragazzi, questa settimana una marea di contenuti, proprio perché con questa serie vi voglio accompagnare insieme a me, voglio portare insieme a me fino alla maratona di Amsterdam. Ragazzi, meno 7, tra una settimana avremo corso, sapremo com'è andata, per cui ci siamo. Grazie come sempre del supporto, un passo alla volta e avanti tutta. Dai, atleti.